Buongiorno a tutti. Inizio a risolvere il primo esercizio. Si tratta di una trava appoggiata con un carico concentrato e devo determinare le reazioni vincolari e diagrammi di sollecitazione. A fianco di ogni vincolo, io per comodità, visto che sono delle esercitazioni, scriverò il nome del vincolo stesso, premesso che in sede d'esame voi i vincoli li dovete conoscere, quindi dovete conoscere il carrello, la cerniera, il glifo, l'incastro, il pendolo, eccetera. Come si risolve questo esercizio? È abbastanza semplice, però bisogna capire dei concetti fondamentali. Prima cosa, disegnare il sistema di riferimento costituito da un asse Y, un asse X e da un momento M, con verso positivo si gira in senso antiorario. Dopo aver disegnato il sistema di riferimento, si sostituiscono ai vincoli le reazioni vincolari. In A abbiamo detto che vi è un carrello e in B vi è una cerniera. Il carrello è un vincolo semplice che impedisce solo la traslazione perpendicolare al piano di appoggio. Quindi, al posto del carrello, disegnerò la reazione vincolare Y di A. Come si può notare, il verso della reazione vincolare deve essere uguale al verso che c'è nel sistema di riferimento. Passiamo alla cerniera. La cerniera è un vincolo doppio, impedisce le due traslazioni, ovvero sia la traslazione perpendicolare al piano d'appoggio e la traslazione orizzontale parallela, scusate, al piano d'appoggio. Quindi, in questo caso, la reazione vincolare è orizzontale. YB, XB. Come si può notare, i due versi hanno lo stesso verso del mio sistema di riferimento. Le reazioni vincolari altro non sono che dei vettori, quindi delle forze, che sono costituiti da un'intensità, da una direzione e da un verso. Dopo aver disegnato le reazioni vincolari, attraverso le equazioni cardinali della statica mi trovo le incognite, ovvero sia quanto vale y di A, quanto vale y di B e quanto vale x di B. Le reazioni vincolari, come detto, si trovano attraverso queste tre equazioni che scriverò. Sommatoria x uguale a 0, sommatoria y uguale a 0 e sommatoria dei momenti uguale a zero. Questo perché? Perché un corpo per stare in equilibrio deve soddisfare queste tre equazioni, ovvero sia la sommatoria di tutte le forze deve essere uguale a zero e la sommatoria dei momenti deve essere uguale a zero. Dimenticavo, questa è una struttura isostatica perché il numero dei vincoli, che in questo caso è 3, basta sommare le reazioni vincolari, quindi 1, 2, 3, è uguale al grado di libertà della trave che è uguale a 3. Quindi 3 gradi di libertà uguale a 3 gradi di vincolo, la struttura è isostatica. Noi in questo corso svolgeremo solo strutture isostatiche. Detto questo, andiamo a sostituire alle equazioni cardinali della statica le forze che agiscono sulla struttura. Sommatoria delle x uguale a 0. Andiamo sulla trave e vediamo quali sono le forze orizzontali. Partiamo da A fino ad arrivare a B e possiamo notare che l'unica forza orizzontale si trova in B ed è xB. Quindi scriveremo x di B uguale a 0. Stessa cosa per la sommatoria delle forze verticali. Partiamo da A. In A vi è un y di A, positiva perché ha lo stesso verso del sistema di riferimento. Quindi scriveremo y di A, camminiamo lungo la trave. In C possiamo notare che c'è un'altra forza di verso opposto al mio sistema di riferimento. Quindi sarà dato da meno un kN. Meno un kN,
Camminiamo ancora sulla trave e vediamo che in B vi è un'altra forza verticale YB, anche questa allo stesso verso del mio sistema di riferimento. Quindi scriveremo più Y di B, uguale a 0. Adesso passiamo al momento. Il momento si fa sempre rispetto a uno dei due vincoli. In questo caso, o farlo rispetto ad A o rispetto a B, non cambia niente, è la stessa cosa. Quindi sceglieremo il polo A e avremo sommatoria M di A uguale a 0. Andiamo in A e possiamo notare che in A vi è questa forza Y di A, ma non mi dà momento perché è vero sì che c'è la forza, ma la distanza non c'è perché si trova sul punto A. Andiamo avanti, camminiamo sulla trave e incontriamo in C un'altra forza di 1 kN. Questa forza rispetto ad A mi dà un momento. Perché? Perché il momento è dato da una forza per una distanza, in questo caso 1 kN per 1 m. Ma questo 1 kN per 1 m è positivo o negativo? Andiamo a vedere. Secondo il mio sistema di riferimento, il momento se gira in senso antorario è positivo. In questo caso, la forza di 1 kN rispetto al punto A gira in senso orario, quindi sarà negativo perché? Perché è diverso, opposto al momento del sistema di riferimento. Quindi avremo che meno 1 kN per 1 m. Andiamo avanti e vediamo che in B ci sono altre due forze, la Y di B e la X di B. La X di B non dà nessun momento perché si trova sulla stessa retta d'azione del punto A. Quindi c'è la forza, ma non vi è la distanza. La Y di B invece produce un momento che è dato da Y di B per la distanza che c'è da B ad A, ovvero sia 4 metri. Per sapere se è positiva o negativa, basta fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Questa forza YB rispetto ad A come gira? In senso anti-orario. Quindi in questo caso la Y di B è positiva. Scriveremo più Y di B per 4 metri uguale a 0. Adesso risolviamo le equazioni, risolviamo, scusate, le incognite che ancora dobbiamo trovare. La XB abbiamo detto che è uguale a 0, quindi possiamo cancellarla. La seconda equazione ha due incognite, quindi non si può risolvere per il momento. Andiamo alla terza. La terza ha una sola incognita, che è y di b. Quindi possiamo scrivere che y di b è un'equazione di primo grado, quindi abbastanza semplice, è uguale a meno 1 per 1 portato dalla parte opposta dell'uguale, diventa 1 kN per metri diviso 4 metri. Metri e metri si dividono, rimane un quarto, ovvero sia 0,25 kN. Quindi abbiamo trovato il valore di YB. Adesso sostituiamo questo YB nella seconda equazione e ci troviamo Y di A. Quindi avremo che y di A meno 1 kN più 0,25 che è il valore di y di B uguale a 0. Quindi y di A è uguale a meno 1 più 0,25 fa meno 0,75 portato dall'altra parte dell'uguale. Diventa 0,75 kN. Abbiamo trovato le nostre incognite. Adesso che bisogna fare? Bisogna sostituirle alle reazioni vincolari. Quindi avremo x di b non c'è, lo possiamo cancellare perché non c'è, perché la forza abbiamo detto che è uguale a 0. Y di a abbiamo detto che è 0,75. Quindi al posto di y di a scriviamo 0,75 kN. Io non lo scrivo, però è sottinteso che è kN.
Il verso della forza rimane uguale perché è positiva anche, è positivo il valore dell'intensità della forza, quindi rimane uguale. Se fosse stato negativo, il verso andava verso il basso. La yb invece è di 0,25. Anche in questo caso il verso rimane uguale, anche se l'intensità è diversa, perché 0,75 è più grande di 0,25. Quindi casomai fate il vettore un po' più piccolo. Andiamo a cancellare ydb, facciamo il vettore un po' più piccolo e scriveremo 0,25. Anche in questo caso è sempre kN. Trovate, scusate, le incognite. Andiamo a risolvere, a disegnare diagrammi di sollecitazione. Adesso cancello. Dopo aver cancellato, ci troviamo lo sforzo normale, lo sforzo di taglio al momento. L'unica cosa importante è avere i valori sia di y di a che di y di b. Sforzo normale. N, la convenzione mi dice che se si prende un elementino della trave si ha sforzo normale se vi sono delle forze perpendicolari alla sezione della trave o parallele all'asse della trave. In questo caso, siccome ho segnato più, lo sforzo normale deve essere di trazione, ovvero sia quando ci sono delle forze di trazione lo sforzo normale è positivo. In caso contrario è negativo, ovvero sia con le forze di compressione. Ripeto, lo sforzo normale è positivo se vi sono due forze di trazione perpendicolari alla sezione dell'elementino. È negativo se vi sono due forze di compressione perpendicolari alla sezione dell'elementino. In questo caso, se noi andiamo a vedere, andiamo a vedere l'asta B, la trava B, possiamo notare che non vi sono forze, in questo caso orizzontali. Forza normale nel tratto B è nullo, n uguale a 0. Potete disegnare l'asta e scrivere n, ecco qui. Scrivete A, C, B e lasciate l'asta vuota perché lo sforzo normale non c'è. Andiamo a vedere lo sforzo di taglio. Prima di ogni cosa, la convenzione del taglio è la seguente. Prendo l'elementino della trave, si ha taglio se ci sono delle forze parallele alla sezione. E se fanno girare l'elementino della trave in senso orario, il taglio è positivo. In caso contrario, è negativo. Ecco qui. Adesso andiamo a vedere tutte le forze, in questo caso perpendicolari alla trave, che poi sono quelle che mi danno taglio, sul tratto AB. Quindi scriveremo tratto AB. Due punti, taglio in A uguale, andiamo a vedere se in A c'è taglio. In questo punto potete notare che c'è questa forza che è perpendicolare, ovvero sia se io qua seziono è parallela alla sezione oppure perpendicolare all'asse della trave, è la stessa cosa. In questo caso vi è questa forza che è perpendicolare quindi all'asse della trave e che gira da A a B in senso orario, quindi il taglio in A sarà dato da più 0,75 kN. Perché questa forza, il verso della forza, andando da A a B, fa girare l'elementino della trave che abbiamo preso in considerazione, lo fa girare in senso orario, vedete? Quindi più 0,75. Andiamo a disegnare
nel punto A un valore pari a 0,75. In scala, se volete disegnare 0,75, basta dire che 0,75 uguale ad esempio a un centimetro, a 2 cm, vi fate un fuoriscala. Subito dopo camminiamo e vediamo che in C c'è un'altra forza che produce taglio, perché vedete è perpendicolare all'asta. Quindi scriveremo che il taglio in C sarà uguale, questa è la formuletta che dovete utilizzare quando vi sono dei carichi concentrati, al taglio precedente più o meno il taglio in C. Quindi taglio in C a che cosa è uguale? Il taglio precedente a C e il taglio in A che è 0,75. In C vi è una forza che gira in senso antiorario, vedete da C a B questa forza gira in senso antiorario, quindi sarà dato da meno il taglio che c'è in C, che è 1 kN. Dovete fare sempre questo giochetto delle rotazioni, meno 1 kN. Uguale a 0. Quindi avete che il taglio in C sarà dato da meno 0,25. Sempre kN, no? Come si disegna? In A abbiamo detto che è 0,75. Si mantiene costante fino a C. Arrivata in C scende di meno 0,25. Ecco qui. 0,25 meno 0,25, sì, il valore si prende dall'asta in giù, quindi da questo punto, ecco lo segno. Questo è meno 0,25. Disegnate sempre in scala se volete, ma anche si può disegnare anche ad occhio, l'importante è che 0,75 è più grande di 0,25, questo è logico. Quindi avete 0,25. Mi mantengo costante e in B potete notare senza fare calcoli che vi è un taglio di 0,25 che ritorna sull'asse dell'asta, quindi mi chiude. Ecco qua. Avremo meno e più. Questo è il diagramma del taglio. Scrivete sempre le lettere, quindi C e B. E poi potete abbellirlo facendo questa operazione. Quindi questo è il diagramma dello sforzo di taglio. Non ci resta che trovare il momento. La convenzione del momento è la seguente. M, prendiamo sempre il nostro elementino. Se il momento fa tendere le fibre inferiori dell'asta dell'elementino, in questo caso il momento è positivo. In caso contrario è negativo, ovvero sia se il momento, la coppia fa tendere le fibre superiori è negativo. Detto questo, andiamo a trovare il momento in questa trave. Ricordate che il momento si fa per gli stessi punti che abbiamo trovato per il taglio, quindi momento in A, momento in C e momento in B. Il momento in A a che cosa uguale? Andiamo sull'asta. Possiamo notare che in A vi è uno sforzo di taglio pari a 0,75. Ricordando che il momento è dato da una forza per una distanza, possiamo notare che in A il momento è 0, perché c'è la forza, ovvero sia il taglio, che è di 0,75, ma non c'è la distanza. Quindi, se noi disegniamo l'asta, o la trave, chiamatela come volete, in A il momento è 0. Andiamo in C. Il momento in C a che cosa uguale?
La formula che dovete ricordare quando si hanno solo carichi concentrati è la seguente. Momento in C è dato dal momento precedente più o meno il taglio precedente per x. Il momento precedente a C è A, quindi è 0, non c'è. Il taglio precedente lo vediamo se è più o meno, basta vedere il taglio in A che è 0,75, vedete? Quindi 0,75 per x, che è la distanza che va da A a C, ovvero sia un metro per uno. Quindi avremo quel momento in C sarà dato da 0,75 kN per metri. Come si disegna il momento andando in C? Si scende di 0,75 e si inizia a collegare il punto A con quest'altro punto che abbiamo trovato, che è di 0,75. Quindi il momento varierà con legge lineare. In B, visto che c'è un altro vincolo, ovvero sia la cerniera, mi deve tornare a 0. Quindi avremo 0,75 kN per metri. Questo è positivo. Ecco qui. Ricordate che a livello grafico, dove il taglio è positivo, il momento è negativo, e dove il taglio è negativo, il momento è positivo. Questo a livello grafico. Detto questo, andiamo a verificare se in B è veramente 0 il momento. Quindi avremo m di B è uguale. Applichiamo sempre questa formuletta. Momento precedente. Il momento precedente di B è il momento in C, che abbiamo visto che è 0,75 kN per metri. Adesso andiamo a verificare che il momento in B è veramente 0. Quindi faremo MB è uguale. Applichiamo sempre questa formuletta. Momento precedente. In questo caso il momento precedente a B è m di C. Quindi 0,75 kN per metri, più o meno il taglio precedente, quindi il taglio in C, che sarebbe il precedente di B, è meno 0,25. Quindi sostituiamo meno 0,25 per x, che è la distanza che c'è tra C e B, ovvero sia 3 metri, per 3 metri. 0,75 meno 0,25 per 3 è uguale a 0. Quindi abbiamo verificato che il momento in B è uguale a 0. La lezione è finita, vi auguro una buona giornata. Arrivederci al secondo esercizio che faremo più avanti. Salve!